che è stata la partita. Qui vediamo, i bianchi sono i pescaresi che hanno dello spazio libero, va in avanti, c'è un, tra poco vedremo un fallo, Gasperini costringe al fallo Bertarelli, ecco, tra poco vediamo questo fallo che verrà battuto e provoca un'azione pericolosa per la porta dell'Inter. La palla viene girata e in ritardo l'attaccante del Pescara. In questa fase vediamo i passaggi che hanno costretto i nerazzurri, sempre in fase offensiva, a cercarsi e ad indovinare un corridoio libero che non è mai arrivato. C'è stato qualche tiro di Altobelli, questa azione si concluderà con un tiro di Altobelli che finisce di lato, di poco a lato. Le tre punte non sono mai state veramente pericolose, come ha detto Valenti, nel secondo tempo Anastasi è stato sostituito da Roselli, ma si è trattato non di una sostituzione perché non rendeva molto, ma ha avuto qualche guaio ad una caviglia.